benvenuti a questo nuovo video del canale. Io non so in che situazione siate voi, ma a me capitano ogni tanto delle cose un po' strane, tipo arrivare a casa la sera e siamo esattamente al 9 gennaio e trovare uno scatolone di dimensioni cubitali, cioè tipo un metro cubo, che tu non sai minimamente di aver ordinato. Quindi io non ho la più pallida idea di che diavolo ci sia qui. Naturalmente io l'ho caricato in macchina e l'ho portato alla consueta recensione del canale dei robot del giornalista. Ma a mio rischio e pericolo, perché qui dentro potrebbe esserci qualunque cosa di cui io non sono al corrente. Non so, magari qualcosa che usa la mia compagna o qualcosa... Beh, intendo delle ciabatte o delle scarpe. Sono cioè, ciabatte molto grosse. C'è anche il Ecco qua la sera, sono già pronto. Perché lei che cosa pensava? Ma niente, assolutamente niente. Volevo augurare buon anno a tutti, i nostri amici. Buon anno, ma ormai l'abbiamo fatto. Buon anno a tutti, fatto. E anche a PK, che in questo momento è il cameraman di questa scena. Beh, a questo punto io direi cioè, che potremmo... Cioè, qua adesso, facciamo una cosa a sorpresa adesso. Scatola sorpresa, scatola sorpresa. Il gioco del giornalista. Potrebbe essere qualunque cosa, però io mi sento di... Cioè, io immagino che sia, dato che io acquisto generalmente questo tipo di cose, che possa essere qualcosa di coerente con quello che facciamo. Ma mi perdoni. Prego. Non sapendo niente che cosa c'è qui dietro. Cioè, non è che rischiamo anche poi di fare una figura. Cioè, potrebbe esserci di tutto. Ma è vero, però io questo video non l'ho ancora caricato, quindi nel caso... No, no, lei adesso si prende responsabilità e carica anche se c'è dentro... non so cosa. Vabbè. Faccio la testimone anch'io. Va bene, ok. Lei apra. Okay. Apro? Vado. Apra. Vado. Allora, prima di qua. Poi di qua. Ci siamo? Vada. Vadi, vadi. Guardi che sono inizia male questo 2004. Mi sento sereno. Inizia male questo 2004. Mi sento un unboxing a sorpresa. Anche perché questa, vede che c'è scritto qua. Io ho cercato anche di capire, guardando le scritte dello scotch, sì, che cosa diavolo sia. Arriva da bollate. Ma c'è scritto qua. Sides Logistica e Sides non so cosa sia. C'è un odore strano proprio. E qua c'è scritto Panetun de Lenzo. Panetun. C'è un odore strano però. Ho molta paura. Porca miseria, cosa ci sarà dentro? C'è la testa di De Sensei. No, povero Sensei. È un regalo che mi hanno cioè, fatto. C'è la cosa apra. Tipo Seven. No. Cos'è sta roba qua? Ma ho capito. Scusate, adesso devo zoomare. Ma ho capito. Qua. Ma cos'è? Ho capito. Ma è tutto... Ma ho capito. Ho capito, no. È tutto il gig della Gazzetta del Corriere. Che lei perché... giornalista le sue impressioni a caldo. Sono molto contento. Sono molto contento e me ne ero completamente dimenticato. Cosa è successo? Che io l'anno scorso, quando è uscita, cioè più di un anno fa, quando è uscita questa collezione, al posto di ordinare l'arrivo settimanale, ho cliccato per consegna alla fine dell'opera. Ottimo. In maniera tale che non mi arrivi ogni settimana un fascicolo che poi devo accumulare lì da qualche parte, ma avevo ordinato tutta l'opera quando finiva. E quindi... È stata una bella eccola mossa. Qui. Eccola qui. Bene. E quindi... adesso vorrei chiedere, scusi Mini Joe, un unboxing a sorpresa di questo tipo? Benissimo, stiamo mettendo già tutto via, chiudiamo tutto. No, perché Mini Joe, quello che l'aspetta stasera è montato. No, non ce la possiamo fare. È già tardi. Mi scusi, c'è il gig, guarda che sono pezzi grossi. Sono per bambini. Ah, pezzi grossi perché arriva lì su piccolo nonno. Sono pezzi grossi per i non vedenti, no. Per gli ipovedenti che hanno raggiunto una certa età. Adesso noi ci montiamo questo, lei non ha capito. Ma siamo sicuri? Mi dice, me lo faccia dire in un altro modo. Lei non va a casa finché non ha montato questo robot. Primo piano... Su Mini Joe che si dispera. Inizia male questo 2024. Va bene. Evviva! Cari amici del canale dei robotti del giornalista, è stato un attimo. Minigio, buonasera Minigio. Lumpa, la.
mi sono sentito molto un palumpa questa sera. Si è sentito molto, molto un palumpa. Dopo, se riesco. La cattina di montaggio della vecchia Alfa. Ma in fondo è stata una mezz'oretta. Pick up, mi conferma? Sì, guardi, no, perché l'orologio avanti, ho perso un attimo il conto dei minuti, ma sì, 25-30 minuti al massimo. Sì, sì. Allora, nessuno di noi sapeva cosa avremmo recensito questa sera, nel senso che avevamo in programma tutt'altro. Poi nello scatolone magico abbiamo trovato Gig Robot d'acciaio e insomma non potevamo esimerci dal farlo. O meglio, sono certo che i miei due compari si sarebbero tranquillamente risparmiati questa fatica. Però devo dire che tutto sommato è andata molto bene. Ma sì, ci siamo divertiti. Sì, dai. Si siamo divertiti. Peccato che sono anche, 3 di mattina, però. Anche perché vedere minigiochi faceva l'umpa l'umpa mentre noi eravamo in catena di montaggio. Impagabile. È stato impagabile. Magari dopo, anzi, siccome iniziamo questo video proprio con il making of di questo Gig Robot d'acciaio, e state attenti perché rallenterò il filmato nel momento in cui ci sarà l'umpa l'umpa. Buona visione. Umpa l'umpa, dumpa di giù, I've got a tragic tale for you. Umpa l'umpa, dumpa di di, if you are wise you'll listen to me. Job was guarding what little we got. You came along and pinched the lot. Didn't you say something? Well, perhaps I drifted off. Oompa, loompa, dumpa-dee-doo, I've got a tragic tale for you. Oompa, loompa, dumpa-dee-dee, if you are wise, you'll listen to me. Ti becco, ti giuro. Vai! Porca, qua è una bella mazza. Vai! Tira. Facciamo un lancio. Lasciami la testa. Lasciami la testa di Gig. Vai! What little we got, you came along and pinched the lot. Didn't you say something? Well, perhaps I drifted off. Oompa, loompa, dumpa dee.
do. I've got a tragic tale for you. Pompa, lumpa, dumpa dee dee. If you are wise, you'll listen to me. Dei robotti del giornalista, bentornati a questo video dedicato a Gig, robot d'acciaio in edizione Gazzetta Corriere della Sera, Gazzetta RCS. Dunque si tratta di una collezione nata oltre un anno fa, anche perché un anno consta di 54 settimane, mentre le uscite di questo Gig robot d'acciaio sono state 60. Quindi si parla di una collezione uscita più di un anno fa, e quindi nel 2022. Nel 2022 con 60 fascicoli a 9,90 euro, per un costo complessivo di 600 euro, qualcosina di meno, perché il primo fascicolo era i primi tre numeri erano a un costo minore. Comunque si parla di un qualcosa che si avvicina ai 590 euro, ecco, diciamo così. Il vostro caro affezionato giornalista di quartiere, come vi dicevo nella prima parte di questo video, quando abbiamo scoperto il contenuto della scatola, ha deciso di farlo arrivare in un'unica soluzione alla fine della collezione, risparmiando anche qualcosina, devo dire, perché se non sbaglio l'ho pagato sui 4,90 con questa soluzione, o 5 qualcosa, però avevo un centinaio di euro in meno rispetto alla spedizione di tutti i singoli fascicoli. Va bene. Allora, collezione Gig robot d'acciaio. Perché Gig robot d'acciaio? Perché la collezione di qualche anno fa di Gazzetta RCS fu particolarmente fortunata. Fecero Goldrake, si parla del lontano 2017, 2017-2018, una collezione di un ugual numero di fascicoli dedicati a Goldrake. Parecchio fortunata, tant'è vero che RCS decide di ripetersi e dedicare questa nuova uscita a Gig robot d'acciaio. Perché? Perché Gig robot d'acciaio, dopo Goldrake, o forse ancora prima di Goldrake, è uno dei personaggi più amati in Italia. A differenza del Mazinga Z di Hachette, non si tratta di una collezione che nasce in qualche altro paese, come Mazinga Z, per esempio, è progettato completamente in Giappone per il pubblico giapponese e poi distribuito anche in Italia, in Spagna, eccetera, eccetera. Mentre questo Gig robot d'acciaio nasce esclusivamente per il mercato italiano. Gioia e dolori di questa scelta. Gioia e dolori perché si tratta di una collezione relativamente economica rispetto alle normali collezioni da edicola. Perché stiamo parlando di una collezione che costa metà o un terzo rispetto alle normali collezioni da edicola. È anche vero che un totalone di 600 euro rappresenta comunque una spesa molto importante. Gioia e dolori, vi dicevo, perché costa meno, perché è solo per noi, è fatto per noi, è fatto per il nostro gusto, è
ma è anche un po' povero rispetto a, ad altre produzioni come per esempio il Mazinga Z della Shed. Adesso ce l'abbiamo qui davanti, davanti in tutto il suo, in tutta la sua forza, in tutto il suo, in tutto il suo essere massiccio che è caratteristico della figura di Gig Robo d'Acciaio. Io non so per quale motivo Gig Robo d'Acciaio sia così amato in Italia rispetto a altri robot. Minigio, secondo lei? Beh, forse semplicemente perché c'era Hirashi che si lanciava da una montagna con una moto, un indipugni trasformandosi in una testa. Era qualcosa di veramente accattivante, bellissimo. Cioè, nei sogni di noi bambini volevamo anche noi lanciarci dal divano e fare la stessa metamorfosi. Gig Robo d'Acciaio, Gig Robo d'Acciaio, urlando Gig Robo d'Acciaio. È un unendo i pugni, persino mio papà lo faceva, arrivava a casa e mi faceva Gig Robo d'Acciaio. È vero, è vero, è vero, e quindi sicuramente evocativo in termini di immagini, in termini di forza, in termini di... Però io l'ho sempre trovato meno raffinato di dei Nagayani classici. Rispetto alla trilogia nagayana di Mazinga Z, il grande Mazinga, e Goldrake, l'ho sempre trovato minore. Però questa è una cosa su cui mi sento abbastanza osteggiato, nel senso che tutti amano Gig Robo d'Acciaio e proprio non c'è verso. Forse perché è stato distribuito e visto molto in Italia negli anni 70, forse per queste sue appunto caratteristiche iconiche che fanno sì che rimanga indelebilmente impresso nella nostra memoria, anche quelle urla di Hirashi quando si trasformava, grazie come sempre all'immenso Romano Malaspina che doppiò anche Hiroshi Shiba, per cui faceva quando univa i pugni, e tante cose molto belle, i nemici molto azzeccati, perché la regina Inika, insomma, iconica. È una, anzi, forse uno dei nemici più belli nagayani, secondo me. È vero, bellissima la regina Inika, peccato che muoia dopo aver recitato così tanto nigiri nigiri nasamuku no nigiri nigiri, e poi viene, viene massacrata dall'imperatore del drago. Cioè, ci sono anche altre due cose che vorrei dire sul fatto che ci ha lasciato, che ci hanno lasciato nel cuore Gig. Beh, una, a parte le fattezze proprie di Gig, anche questi colori che si discostano totalmente dai robot nagayani classici, questo verde acceso, il giallo, le gambe classiche a zucchina, bellissime. Sì, e poi anche la sigla, che è la sigla, è una di quelle che probabilmente è rimasta più impressa. È vero, è vero, è vero. La sigla meravigliosa che la leggenda vuole attribuita a Piero Pelù, ma che non c'entrava assolutamente niente, ma che la sigla ha una particolarità. Condivide una storia bellissima insieme a quella di Mazinga Z. Cioè è la stessa musica della sigla originale giapponese, dove vengono semplicemente adattate le parole, cambiate le parole in italiano, ma la musica rimane esattamente la stessa. Tra l'altro, anche riferendoci al video della settimana scorsa con lo Star Crow, idem anche per Starzinger, che anche la sigla di Starzinger era quella giapponese rieditata in italiano, tra l'altro molto più bella, come anche le altre due, giustamente. Quindi Gig Robo d'Acciaio anche per la sigla originale. Pensate che condivido con voi un ricordo e colgo l'occasione per salutare anche il professore di potere robotico al secolo Francesco Alinovi, che era a quel tempo un mio collega giornalista. Lui scriveva per la specializzata, per una rivista di videogiochi, e in occasione di un viaggio in Giappone con Microsoft ci si ritrovò una sera tutti insieme al karaoke, e noi scegliemmo a questo karaoke di Tokyo Gig Robo d'Acciaio cantandola in italiano,
e facendo impazzire letteralmente tutti i giapponesi, che non si aspettavano che noi italiani conoscessimo così bene Gig Robot e ne conoscessimo delle parole che non erano le loro. E si alzarono tutti in piedi, inchinandosi, abbracciandoci, eccetera, eccetera. Fu molto bello. Quindi, bella storia. Beh, sì, bella. Beh, sono quelle cose che ti rimangono impresse. E, quindi, Gig Robot d'acciaio come memoria. Anche perché... ci sono delle cose che in realtà non andarono benissimo in Gig, come Mechadon per esempio, cioè Don come spalla comica di Gig non sì, funzionò, vero, non funzionò rispetto... Il comico di Boss Robot. Sì, cioè, voleva fare il nuovo boss, ma non ci riuscì più di tanto. No, è vero. E così come, secondo me, fasi anche altalenanti, perché dopo La Regina Nemica, secondo me, perse un pochino la serie. Ma questa è una cosa puramente soggettiva, nei miei ricordi. Poi vi fu interessantissimo e ripreso anche in tantissimi altri anime giapponesi, anime robotici e non robotici, il rapporto padre-figlio. Quindi questo rapporto crudo, questo rapporto impositivo, questo rapporto durissimo dove il padre si imponeva la sua volontà sul figlio. Io mi ricordo una scena che da bambino mi fece veramente star male, mi fece veramente impressione e me la ricordo come se fosse adesso, quando Hiroshi passò dal primo al secondo cyborg. E c'era il professor Shiba che gli rompeva le scatole, lo incitava, lo spingeva al superamento dei suoi limiti e gli imponeva degli allenamenti di una severità pazzesca. Lo imponeva a stare delle giornate d'inverno sotto la cascata ghiacciata e lui tremava e chiedeva: padre, perché è questo? E poi, unendo i pugni, non fu più il primo cyborg quello bianco, ma diventò quello rosso. In realtà non cambiò assolutamente niente, perché ai fini della forza di Gig non mi sembra che sia cambiato qualcosa, però, a meno che voi a casa non ci diciate qualcosa di diverso. Sì, diciamo che lì quel secondo cyborg era un po' per farlo diventare più un action figure, cioè farlo un po' combattere, escludere un po' il Gig. Sì, farlo diventare personaggio. Sì, personaggio, c'era Flora, si ricorda? Sì, è vero, c'era Flora. Diventava un po' un Actarus, anche perché il costume comunque ricordava, diventava rosso, diventava più caldo, diventava... È vero, forse questo poteva essere un motivo. Ma in realtà nella trasformazione in Gig Robot d'acciaio cambiava veramente poco. Certo. Altra cosa che caratterizzava Gig rispetto a tutti gli altri robot, il suo essere molto antropomorfo, perché le proporzioni sono tipicamente umane, non sono quelle di un robot. Voi lo vedete, ha i cosciotti, ha i piedoni a pagnotta, ha gli avambracci a braccio di ferro e soprattutto ha questo busto molto molto imponente che rasenta quasi lo sproporzionato, cioè è quasi ciccio, è un palestrato Gig Robot d'acciaio. C'è un pettone. Ha un pettone. L'altra cosa che caratterizzò Gig, lei prima ha parlato di action figure, mi è venuto in mente, caro Mini Joe, di raccontare questa cosa. Gig Robot d'acciaio viene da un'esigenza di giocattoli, perché a Gonagai non passava neanche per l'anticamera del cervello di fare un robot di questo tipo, ma Takara, che deteneva già i diritti di Gig ai tempi, chiese a Gonagai di fare un robot magnetico, cioè un robot che si univa, le cui parti stavano insieme grazie a delle calamite. Era tutto pronto per far nascere quell'iconico modellino di Gig che ancora oggi è bello a vedersi, cioè quello di originale di Takara, che è stato ristampato infinite volte fino a noi e ancora oggi è stampato in versione trasparente, in versione opaca, in tantissime versioni, con tanto di cavallo di Antares, che è veramente veramente bello. Giocattolo che da noi ai tempi, negli anni 80, 70, 80, non arrivò, ma arrivò quello strano micronauta che era
Baron Karza e Force Commander, che era quello bianco, sì, che erano assolutamente uguali a Gigro Bonacciaio. Sì, era praticamente lo stesso corpo. Era Gigro Bonacciaio, però con una testa diversa, e noi non capivamo perché. Perché quello era il Gig della Tacra, sì, senza diritti, cioè con una testa che faceva il verso a Guerre Stellari. Perché uno, esatto, sembrava Darth Vader e uno sembrava uno Stormtrooper. Per cui era il corpo di Jig con una testa di Guerre Stellari. Queste sono cose meravigliose che ci portiamo dentro e che fanno parte della nostra storia. Quante volte, guardando questo Micronauta, noi dicevamo: ma perché non hai la testa di Jig? Esatto. Io pensavo di farla col pongo, anzi penso di averci provato a farla col pongo, ma di non esserci mai riuscito. Ma tant'è vero, se mi consente un attimo, che i Micronauti, soprattutto in Italia e parte dell'Europa, avevano avuto un successo enorme soprattutto per questo motivo, che tutti noi ci giocavamo pensando a Jig. E c'erano altri due Micronauti, di cui adesso non ricordo il nome purtroppo, quello rosso e quello verde. Successivi, sì. Successivi, che erano stati creati non dall'amico negli Stati Uniti, ma erano stati creati direttamente in Europa. Esatto, esatto. Perché esatto, avevano avuto talmente tanto successo che hanno creato, esatto, delle persone. E il corpo era maledizione, era sempre quello. Pensate se qualcuno avesse fatto una testa di Jig, se ci fosse stato uno Shumigo o uno dei nostri grandi, come posso dire, creativi del mondo della robotica, quelli che fanno garage kit, quelli che fanno stampi, o se ci fosse stata allora una stampante 3D per farsi la testa di Jig da mettere sul Micronauta. Grandioso. Vabbè, oggi a distanza di tanti anni sappiamo tutte queste cose e conserviamo questo intatto, questo amore, questo ricordo per Gigro Bodacciaio, che io metto non tra i miei primi 3 o 4, metto come 4-5, non perché ci metto davanti la trilogia Nagayana, che a me è così cara, e anche un Daitan 3, per esempio, insomma, diciamo che lo metto appena sotto il Daitan 3, il caro Gigro Bodacciaio. Ma allora, ragazzi, abbiamo davanti un plasticone, perché non vi è un solo elemento di metallo, non vi è un solo elemento di metallo in questo plasticone di 75 centimetri. 70 centimetri. 70 centimetri, si dice che le dimensioni contano, e in effetti è maledettamente vero. Sì, Minigio ce lo dimostra. È assolutamente, diciamo che è poco, per farmi capire quanto, esatto, è poco più corto di lei. Sì, praticamente, ma siamo identici, ma di poco, cioè se lei andasse in giro portandolo per mano, ma no, potrei prendere e mettermi le parti, vero, esatto, fare il cosplay, cioè, esatto, potrebbe fare il cosplay di Gigro Bodacciaio. Bene, le dimensioni contano, in effetti contano, perché la figura è maledettamente imponente. Si tratta di una di quelle figure di cui qui al canale dei Robotti del Giornalista vi abbiamo detto tante volte, sono quei modelli che, anche se non collezioni i robot, ti piacerebbe avere in salotto. Perché è una figura che, al di là dell'amore per gli anime robotici, è una figura caratteristica di quella cultura pop che oggi è terribilmente di moda e sta diventando, attenzione, sempre, sempre più di moda. Cioè, degli anime, peraltro anche avversati ai tempi, a livello culturale, adesso stanno diventando qualcosa di cui andare fieri. E Jig, Robot d'acciaio, è uno di questi. Quindi avere un pupazzone di 75 centimetri nel salotto di casa non sfigura da nessuna parte. Lei, Minigio, mi diceva una frase molto interessante prima. Sì, è strano. No, però le assicuro che ha detto una cosa. Questo robot ha un target molto preciso e duplice. Sì,
Sì, è due estremi. Due estremi. Questo robot va per chi non colleziona, per chi non, insomma, ha zero, e quindi ha visto la gazzetta, va a prendere la gazzetta, e dice, ah, c'è Jig, lo colleziona, e non ha niente a casa, praticamente. Niente a casa. Cioè, quindi, il target, uno dei due target di questo robot è chi non colleziona robot. Zero. Chi non conosce nulla del collezionismo robot. Impazzisce, va a prendersi il giornale e vede sta roba qua e lo fa come ha fatto magari Golden oppure il Daitan, le figure del Daitan un po' di anni fa. E poi invece poi c'è l'altro estremo. L'altro estremo qual è? È il collezionista malato. Il collezionista all'ultimo stadio. All'ultimo quello stadio, che fa, malato, quello che fa tutto. Quello che fa tutto e dice io non posso non avere questo Jig robot d'acciaio. Ma mi sembra di conoscerne uno, sì, sì, così, sì, sì. Credo. Non so a chi vi stiate riferendo, ma no, nessuno dei tre. No, perché le spiego, magari il collezionista intermedio, direi anche quasi pro, dice, cavoli, un'uscita con la gazzetta, chissà la plastica che mi mettono. Risparmio i soldini e mi prendo magari un altro modello, insomma. E invece il collezionista, tra virgolette, all'ultimo stadio dice no, io devo avere anche il Jig della gazzetta. Però un Jig di 70 centimetri io non l'avevo ancora visto, ne ho visti solo di 60 centimetri. Sì, 60 della HD Pro, esatto. Molto carino, costa leggermente di meno. Quando uscì costava 100 euro ai tempi. Sì. Poi vabbè, è un po' aumentato salito, di prezzo, sì, no, beh, aumentato parecchio. E poi ce n'era uno veramente bello, che era anche lui sui 60 centimetri, andava sui 350 euro, della ZVCO, se non sbaglio, che era un altro Jumbo, un Jumbo molto più dettagliato, molto più particolareggiato, tra l'altro fatto con una plastica, con un PVC magnifico, molto molto pesante, e con dei LED, aveva dei LED negli occhi, aveva dei LED sul petto, e tutt'oggi quel modello di Jig rimane tra i più belli mai fatti. E poi è uscito questo di gazzetta. Io le chiedo una cosa, Mini Joe, cerchiamo di sviscerarlo un attimo. Allora, lei mi diceva che il collezionista che ha tutto lo prende a prescindere perché ha tutto, e quello che non ha niente lo prende proprio perché non ha dei metri di paragone. Ma quelli al centro perché invece direbbero di no? Ma probabilmente perché pensano che magari la qualità del prodotto non sia eccessa. E lei lo pensa, quindi? Beh, abbiamo visto che la plastica è un po' marmorizzata, sì. Cioè, nel senso che, allora, l'impatto estetico è veramente molto molto bello. Mi piacciono molto anche le sfere. Però poi, ovviamente, guardandolo con occhio clinico, da collezionista, tra virgolette, intermedio, però, insomma, i suoi difettucci ce li ha. Allora, è una plastica molto leggera, dipinta, tra l'altro con una qualità della vernice non eccelsa, che in alcuni punti è più chiara, in alcuni punti è più scura, in alcuni punti è sbiadita. È una plastica che comunque ha dalla sua un'estrema resistenza, perché è una plastica durissima, fatta apposta per... Ecco, una cosa molto bella che dissi anche in occasione della recensione del Goldrake di Gazzetta, che è un pezzo meraviglioso per unire i bambini con i genitori, perché il papà che porta le sue memorie e condivide il montaggio di questo Jig, così come di quel Goldrake, con suo figlio, diventa un momento di connessione tremenda. E il modello è proprio pensato per questo. Assolutamente. Perché è un modello che deve essere assolutamente trattato male. Cosa intendo? Intendo che ci vuole una forza brutta per montarlo, perché l'incastro dei pezzi, che è un incastro elementare, è un incastro dove per ogni fascicolo non bisogna montare più di due pezzi, prendendoli a martellate uno con l'altro per cercare di farli aderire il più possibile. Questo è tutto il gioco. E il materiale è così solido da permettere una certa violenza, una certa forza nella costruzione, e senza avere dei danni possibili. Ora,
diciamo quindi che da un punto di vista realizzativo poteva essere fatto meglio. Sì. Da un punto di vista di materiali poteva essere fatto meglio. Da un punto di vista di soluzioni tecniche invece poteva essere fatto meglio. Okay. Tra l'altro vi voglio far vedere una cosa, perché non riesco a trovare una soluzione a questo quesito. Allora, vi faccio vedere una cosa velocissima. Allora, questo robot, signori, che è GIG, robot d'acciaio, il robot magnetico per eccellenza, ha un magnete, perché gli hanno fatto il braccio destro con un magnete. Ok? Vabbè, allora c'è del diecast. C'è una palla magnetica, sì. Ma tra tutte. Mm-hmm. E la cosa divertente è che questa palla magnetica, attenzione, non regge. Ne me ne fai una sola e non regge la posizione. E quindi l'altra non è magnetica. L'altra, anche l'altra è magnetica. E l'altra non è magnetica. No. L'altra è immobile. Ah, ok. Ok. Ah, l'altra è immobile. Eh sì. Ah. E quindi anche l'iconica posa del GIG con le due braccia così, okay, non la può fare perché può muovere un gomito solo. Con i pugni per fare. Ma per quale motivo può muovere un braccio solo con un magnete solo, quando avrebbero potuto metterne almeno due? Ok, la spalla qua però si muove, giornalista, giusto? La spalla si muove, spalla, sì. Okay. Questa si muove. Il gomito, sì, che allora, sulle gambe capisco, perché probabilmente non sarebbe potuto stare in piedi, però effettivamente almeno le braccia, sì. Bene. Ecco, tra l'altro, no, devo dire una cosa positiva, se non altro, che tutte le altre sfere, che in realtà non sono sfere, ma è plastica cromata, ha una bellissima cromatura. E oggettivamente, se uno non lo sa, non si distingue che una è una sfera vera, è vero, e le altre no. Questo, dai, visto che abbiamo criticato fino adesso, bravissimo, bravissimo PK, perché le sfere che voi vedete a giunzione tra tutte le articolazioni del robot sono tutte di plastica, a parte quella che avete visto che ho staccato prima. Però tutte le sfere sono di plastica, ma sono cromate così bene da sembrare di metallo. E diciamo che, allora Minjo, lei mi diceva un'altra cosa. Devo dire, mio malgrado, che lei oggi ha raccontato un sacco di cose interessanti. Sì, molto, molto, molto strano. Sta bene? È il 2024. Bene? Ah, il 2024, è vero. E le dicevo, lei ha detto che la morte sua, cioè che cosa farebbe lei se avesse comprato? Punto. Ah, sì, sì, no, se avesse comprato a questo punto, dopo aver speso, dopo aver fatto 30, facciamo 31, e quindi avrei dato magari la calotta, diciamo, la parte esterna, da un ottimo gumplista che magari l'avrebbe riverniciato, insomma. Cioè un modellista in grado di riverniciarlo. Sì. Riverniciarlo per dargli una migliore colorazione. Certo, assolutamente, per coprire quell'effetto di plastica marmorea che si ha sulle cosce, un po' dappertutto, e dargli un tocco in più, magari customizzarlo anche un pochettino, insomma. Senza contare che si potrebbe per esempio realizzare anche un GIG. GIG è un robot che ha mille sfumature di colore, perché l'abbiamo visto giallo, ma l'abbiamo visto anche arancione, l'abbiamo visto anche rosa addirittura nella sigla, l'abbiamo visto di tantissime sfumature, di giallo scuro, di giallo metallizzato. Le gambe possono essere di tanti colori, di verdi diversi, e soprattutto il giallo, l'abbiamo visto nella versione del piccolo CMS, può essere anche un giallo molto forte, molto carico. Diciamo che
Gazzetta, RCS, Yamato, cioè tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questo modello, hanno scelto un giallo canarino, un giallo molto molto leggero, un verdone smeraldo, un giallo quasi evanescente sui profili e sulla zucchina delle gambe, mentre hanno scelto un blu scuro e lo stesso giallo limone, lo stesso giallo canarino per gli avambracci. Si sarebbe potuto fare di più? Sì, probabilmente sì. Anche la testa, devo dire, mi piacerebbe sentire il parere del nostro amico Egomante che ci segue dal Giappone, che è un esperto, un innamorato delle linee originali di Jig, che sono, rappresentano proprio una delle sue passioni, e mi piacerebbe sentire cosa ne pensa dello sculpt di questa testa. Questa testa che da una parte ha degli elementi interessanti, perché rappresenta, perché si avvicina molto a quello che è la fattezza del gatto. Dovete sapere che Jig nella sua base assomiglia a un felino, e lo vedete molto bene in questa immagine, perché vedete i canini e vedete quella proporzione della testa, che è proprio la parte centrale della testa, che è proprio quella di un felino, di un leone, di un coguaro, di un giaguaro, di un... quello che volete. Mentre per esempio non sono molto d'accordo sulle proporzioni delle due alette laterali della testa, che secondo me sono troppo piccole rispetto un a quella, po' forte, sì, sono un po' strette rispetto a quella testa, così come manca il benché minimo dettaglio che dia profondità anche alle alette laterali o alle famose strisce a zucchina al centro della testa. Molto molto belli secondo me gli occhi. E bellissima quella sfumatura perlata, chissà perché andare a utilizzare un colore perlato per il viso, per il rosso del viso, ma utilizzare dei colori così semplici per tutto il resto del corpo. Io avrei usato un bel rossone classico scuro per la testa di Jig. Quindi soluzioni molto 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 personali. Un'altra cosa che si nota in tante parti di questo robot è la separazione. Vedete che è difficilissimo, se non impossibile, far aderire perfettamente le parti che compongono questo Jig. Lo vedete benissimo, per esempio, come la parte centrale della bocca di Jig sia composta da due pezzi separati. E questo si nota poi in tantissime parti della costruzione di Jig. Vuoi perché le plastiche si modificano leggermente con il calore o nel momento dello stampo, vuoi perché gli incastri non sono perfetti, si creano delle vie d'aria, come si dice, delle fughe che difficilmente si riusciranno a chiudere completamente. Ecco, io vi dico subito, quando e se vorrete montare questo Jig, di fare veramente molta 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 forza. I pezzi, nel momento in cui devono essere incastrati uno con l'altro, devono arrivare a fine corsa a qualunque costo, perché se voi lascerete anche solo un millimetro, montando i pezzi successivi, questo millimetro diventerà 2 e diventerà 3 nel momento in cui chiuderete l'armatura, e quindi avrete delle difficoltà a far combaciare tutto. Bisogna essere terribilmente severi e duri con questo Jig. Allora, cosa manca da raccontare? Le gimmick. Vi sono delle gimmick, vi sono dei LED. Il primo è quello nella testa. Mini Joe vuole mostrarci, schiacciando il naso di Jig, cosa succede? Wow, si accendono gli occhi di Jig, e sono molto belli, signori, sono molto molto belli. Diciamo che è forse la parte più bella, quella degli occhi illuminati. Poi abbiamo una seconda illuminazione, che è quella dei capezzoloni, 4 famosi capezzoli di Jig. Vi è un interruttore, che è quello laterale, Migio. Sì. Ma laterale schiacci, qual è? Schiacci, questo? Sì, schiacci fino in fondo. Schiacci dall'altra parte.
Non succede niente? No. Come, Mini Joe? Ma non è possibile. Ma cosa fa? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ops, oh, è partito il raggio prononico, stia attento. Cosa facciamo allora? E niente, non siamo riusciti a mostrare loro, a mostrare ai nostri amici a casa. Ma perché durante... Probabilmente montando il petto abbiamo... Che prima si era acceso mentre lo montavamo. Sì. Niente, il raggio protonico però... E poi il raggio protonico. Ecco, il raggio protonico è bellissimo. Sì. Perché lo spenga, Minigio? Lo riaccenda urlando raggio protonico. Raggio protonico! È come se si accendesse tipo cannone a onde moventi della Yamato facendo questi giri e poi rimanesse acceso lanciando questo raggio potentissimo per devastare i mostri Aniva. Io lo trovo molto bello. Sì. Mi dispiace che non si siano accesi i quattro... che raggi erano quelli del petto? Aiutatemi. Non vi ricordate, va bene, ce lo scriveranno i nostri amici a casa. Io non mi ricordo assolutamente quali fossero i raggi del petto. Mi ricordo che erano dei raggi traenti che potevano avvicinare. Non mi ricordo assolutamente il nome. Bene, ora 70 centimetri, ve l'abbiamo detto, vi abbiamo fatto tutte le nostre sincere osservazioni sul modello. Vogliamo spegnere anche i LED. Ci siamo dimenticati di raccontarvi che anche questo Jig robot d'acciaio, esattamente come il Goldrake della stessa collezione Gazzetta RCS Yamato, nasconde una versione naked, cioè una parte del corpo, esattamente quella destra, che può essere mostrata nella sua versione meccanica, cioè rivelando tutte le parti interne del robot. Sarà sufficiente con dei clack, con degli incastri, togliere la corazza corrispondente alla parte destra del corpo per esporre la parte naked, la parte meccanica del robot. Non ve l'abbiamo fatto vedere e non ve lo faremo vedere. Perché? Perché non vale assolutamente la pena né di essere esposto in tale guisa né di essere assolutamente visto. Perché? Perché a differenza del Goldrake, che già rivelava dei dettagli assolutamente grezzi e privi di dettaglio e senso, nel Jig si raggiunge l'apoteosi, cioè le parti vengono lasciate per l'80% assolutamente di colore grigio. Quindi non vi è alcuna distinzione cromatica tra le parti, non vi sono cavi, non vi sono pistoni, non vi sono sospensioni, non vi sono motori, non vi sono reattori, non vi è assolutamente niente. Vi è un pastrocchio di che vuole raccontare una natura, una sua natura meccanica, ma che in realtà non è minimamente distinto tra le parti. E questo lo vediamo chiaramente nelle immagini che vi sto mostrando in questo momento, in cui tutto risulta uniforme e piatto. Perché l'abbiamo fatto? Non lo so, forse per poter dare appunto ai modellisti, come dicevamo prima, la possibilità di personalizzare, di mettersi a dipingere le varie parti, arricchendole, cosa che peraltro ha fatto il buon Dragon's Computer con un ottimo risultato sul suo modello, Dragon's che andiamo a salutare. Ma andiamo avanti. E andiamo adesso a... fare un commento finale. Minigio, vuole pesarlo per favore? Veramente? Davvero? No. Si va a profiterla. No. Guarda, mettiamo davanti. Aspetti. E giralo di là. Giri di là. Beh, me lo dica lei quanto abbiamo di peso. Alza.
Niente, neanche la bilancia oggi stasera funziona, stasera non funziona niente. Okay. Un attimo, grazie, un minuto per favore. Okay. Prego! Un chilo 7,86. Beh. Lascio? Un chilo e 800 grammi. Sì. Un chilo e 800 grammi per un modello di 70 centimetri. Voi sapete bene che vi sono dei modelli da 2 kg di dimensioni molto più esigue. Ci sono dei modelli da 30 centimetri che pesano attorno ai 2 kg. Ne abbiamo trovati nel corso del nostro peregrinare attraverso il modellismo robotico. Quindi di certo la forza di questo modello non è nel suo peso e nella qualità dei suoi materiali. Però considerato che è praticamente tutto in plastica, comunque, come diceva lei prima, è plastica massiccia, in qualsiasi caso non è plastica leggera, per cui rispetto all'altezza può non essere un peso eccessivo, però rispetto ai materiali che sono stati usati è un buon peso secondo me. Certo. E allora dobbiamo dire cosa troviamo di positivo in questo modello. Allora, non so se siate d'accordo con me, ma io trovo che abbia un buono sculpt, cioè che siano state mantenute delle ottime proporzioni del corpo di Jig. Cosa ne dite voi? Ma io sì, sono fondamentalmente d'accordo. L'unica cosa anche per me sono le alette sulla testa troppo piccole, e forse avrei visto la parte della calotta della testa verde un pochino più pronunciata in avanti, perché è poca profondità. La testa però l'abbiamo già analizzata, sì. E io sono totalmente d'accordo con lei. Invece parlando della visione di insieme del corpo, la visione di insieme devo dire maestoso, onestamente, ma anche ben proporzionato, cioè sì, si è fatto un... secondo me la figura di Jig è ben replicata, la maestosità di Jig, la potenza di Jig è ben resa. Sì, le proporzioni, sì, scusi se l'ho interrotta, no, che le proporzioni, forse stava dicendo questo, quelle originali con le gambe molto lunghe rispetto al resto del corpo, e la potenza espressa da avambracci e gambe rimane, per cui fatto molto bene, realistic, cioè è sì, realistico, sì, sì. Rispetto al Jig, alla figura di Jig, sì. Allora, ci sono i classici, a parte che non abbiamo mostrato la basetta, una basetta composta da 4 elementi, e il nostro Jig può essere anche avvitato all'interno della basetta. Vi è scritto Jig Robo d'acciaio con Gonagai Dynamic Planning, l'altezza di Jig 12 metri, il peso di 25 tonnellate, il materiale steel, cioè acciaio, la velocità della corsa di 300 km orari, l'energia che lo anima, che è l'elettromagnetismo, weapons, le armi, Jig Bin, Spin Storm, Magnet Power On e Knuckle Punch, mai sentiti per quanto ci riguarda, e anche intraducibili direi, Jig Bin sarà il raggio protonico, però tutti gli altri... Beh, come il Getter Bin. Sì, raggio protonico, però il maglio perforante, il doppio maglio perforante, sì, non ci sono. E beh, forse l'ultimo che aveva detto, no? C'è Knuckle Punch, boh, non lo so. Vedete, anche hanno deciso di fare queste sorte di saette sulla basetta, che non so fino a che punto possano centrare, ma che probabilmente rappresentano la forza magnetica quando unisce i pugni, forse, chissà. Però dicendo Jig Robot d'acciaio, che è in italiano, cari amici, avrebbero potuto mettere le armi in italiano, perché se hanno messo delle armi in inglese o derivate dall'anime giapponese, avrebbero dovuto scrivere Kotetsu Jig di fianco e non Jig Robot d'acciaio. Comunque, bene, allora, quindi buone le proporzioni, buono lo sculpt, ma la cosa più bella di tutte è che è bello. Lo so, non è moltissimo, ma è talvolta una cosa che in altri robot meglio studiati, meglio realizzati,
con materiali molto migliori non si ha. È bello nel senso che sta bene in qualunque ambiente, anche vuoto, è un colosso di una memoria, e questo lo rende incredibilmente appetitoso ed attraente, perché tra l'altro, cosa non da poco, è un robot che non è delicato, quindi immaginiamo anche di pulirlo con uno Swiffer senza troppa fatica, senza preoccuparci troppo di rovinarlo. Il fatto che possa essere avvitato alla basetta ci rende sicuri del fatto che nessuno ce lo farà cadere. È un modello pensato per poter stare nella casa di chiunque senza troppi problemi, indipendentemente dal fatto che sia un collezionista o meno. PK, conclusioni finali. Conclusione finale, che all'inizio non credevo molto nel prodotto, ero un po' scettico, quando avevo visto che iniziava a uscire, visto montato, molto bello, ne vale la pena, per, come dicevamo prima, sia per collezionisti che non, è un bel pezzo d'arredo, fatto bene, risulta molto d'impatto, per cui sotto questi aspetti promosso. Sì, ne vale la pena, non so, sicuramente sì, non so dal punto di vista economico, l'unico, forse l'unico sì, è quello, l'unico punto. Però vabbè, sulle uscite da edicola, bene o male, le cifre che si affrontano quando si iniziano le collezioni sono sempre da qui in su. È vero, ha ragione, ha ragione, ha ragione. È sicuramente più bello di un... so, ci sono tante collezioni, colleziona la... La casa delle bambole, collezione. Esatto. Ok, Minigio, conclusione finale. Conclusione finale, abbiamo già detto, appunto, lo trovo molto bello lo scatto, è molto proporzionato, molto bello. Ci sta l'idea, ci sta che RCS, che Yamato facciano queste cose, insomma, che mettano fuori con Gazzetta, con le cose, la gente si diverte, va a prendere il giornale, spende 10 euro la settimana, che ci può stare. Certo, alla fine dei conti è una bella spesa, però insomma 10 euro alla settimana magari il professionista... Bravo, ha ragione, ha ragione. Va a casa, si diverte col figlio e poi magari ha un bel pezzo da esporre dentro o a casa o in uno studio o in un'officina meccanica, dove si vuole. E il ricordo si mantiene vivo e rimaniamo sempre bimbi. Ha ragione Minigio, perché il fatto che fosse distribuito in edicola insieme ai quotidiani più diffusi in Italia fa sì che ormai tanta gente acquista il quotidiano magari una volta sola alla settimana, sì, magari la domenica, magari quando... perché ormai la carta stampata si avvia verso la sua scomparsa. Per cui ci sta che sia una sorta di rito che riunisce un po' la famiglia. La domenica andiamo a comprare i pasticcini, andiamo a... e passiamo dall'edicola e compriamo, oppure una volta si andava, si diceva andiamo a messa con i nonni e poi si compra il fascicolo. Può darsi, è vista in una maniera molto, molto bella, molto calda. Bravo Minigio. Posso aggiungere solo un'ultima cosa riguardo anche alla questione della cifra, che tanti di noi sicuramente avranno fatto le collezioni di qualche anno fa, dei robottoni, più anche quelle della Dynamic, che alla fine avevamo, diciamo, dei modellini piccoli, alcuni fatti bene, altri meno, personaggi anche inutili tante volte in tante uscite, e alla fine comunque mettendo insieme tutte le uscite arrivavamo a cifre anche superiori di queste. Sta parlando della Gonagai Collection. Sì, c'era quella anche quell'altra. Sì, devo dire che quelli poi si sono rivelati dei piccoli tesori. Sì, si sono rivelati dei piccoli tesori perché delle figure come Garrison, Beauty, Reika o personaggi secondari anche della saga di Gonagai sono unici. Avere un modellino di Riegel, avere un modellino di Procton, sono stati veramente preziosi e ora ricercatissimi, perché chi vuole mettere nella vetrina le proprie Daitan 3, Beauty, Reika e Garrison deve spendere almeno 30 euro per ogni figurino, come li chiamano in quel di Napoli.
Bene, e io direi che con questo è tutto. Volevo fare un saluto a Nicola Sandrini Zanaobbi, un grande saluto al buon Ray a Roma, che ci segue sempre da lontano, un abbraccio al nostro sconfitto, a colui che non ce l'ha fatta, al buon vicini. Ah, povero Koji, che doveva... settimana prossima è qui, doveva essere qui con noi stasera, ma è troppo stanco, perché poverino fa un lavoro che veramente lo massacra e quindi non è potuto essere qui con noi. Peccato, perché si sarebbe divertito sicuramente, come vi siete divertiti voi nel montare in pochi minuti questo robot, e finire presto. Sì, signori e signori, buonanotte a tutti e arrivederci al prossimo video del canale. Imagine Go Paradise On.